Ok, quindi siamo in diretta sul canale YouTube, ce l'ho fatta e quando Giulia si sente pronta, Sì, se ci vuole. sono. Ci Ok, c'è sono. Giulia, ciao Giulia, tolgo la mia condivisione. Ok, e lascio a te lo spazio di condividere le tue slide. Grazie Sara. Buonasera a tutti. Allora, condivido subito le mie slide. Un momento. Ecco, subito un parolone. Condivido. Scusate, io credo di avere ancora l'audio attivo, non so perché, ma volevo far notare quello che ho scritto prima, che non sono Egle Citrella, purtroppo me l'hanno usato e non so togliere quell'utenza. Non c'è problema, non ti preoccupare, puoi chiudere tu stessa, disattivare l'audio. Perfetto, grazie. Ok, Giulia, riapri il tuo audio. Ok, perché ho Ah. dovuto chiuderlo. Ok, perfetto. Allora, dicevo, buonasera a tutti. Stasera vi parlerò dell'italiano e i giovani, parlerò un po' delle linee teoriche che seguo in generale nel mio metodo di insegnamento, di un'esperienza in particolare che ho fatto proprio appunto insegnando l'italiano ai bambini e adolescenti. Allora, partiamo da un argomento che riguarda le caratteristiche dei destinatari, che penso nel momento in cui si vada ad insegnare è fondamentale capire chi si ha davanti, le caratteristiche di chi si ha davanti. Quindi i bambini e i giovani in generale di oggi si possono definire nativi digitali, come dice Mark Prensky, ovvero sono tutti coloro che sono nati nell'era digitale e sono in grado di utilizzare le nuove tecnologie senza alcuna difficoltà, anche in tenerissima età. Quindi queste persone sono chiamate nativi digitali. E Prensky sosteneva che queste persone avessero subito dei cambiamenti a livello cognitivo e cerebrale, proprio perché il cervello, nel momento in cui viene esposto ad una grande varietà di impulsi tecnologici, può andare incontro ad alcuni cambiamenti fisici. E questa sua ipotesi è stata poi confermata da alcuni studi scientifici che ci sono stati in seguito, che hanno appunto confermato il fatto che le cellule neuronali si riorganizzino continuamente in nuove strutture a seconda degli impulsi a cui vengono sottoposte. Questo ci fa capire che appunto il cervello dei nativi digitali è fisicamente diverso rispetto a quello dei non nativi digitali per quanto riguarda le trasmissioni neuronali. E da cosa è caratterizzato il cervello dei nativi digitali? Ha delle abilità visuali multidimensionali, l'abilità di creare mappe mentali e la predisposizione alla scoperta induttiva. E questa parola credo che a tutti gli insegnanti faccia accendere delle lampadine, e appunto la predisposizione alla scoperta induttiva tramite osservazione e formulazione di ipotesi riguardo le regole del gioco. Prensky ci parla molto del rapporto che ha il nativo digitale con il gioco, o con il videogioco nel caso della tecnologia, appunto. Ma noi possiamo vedere l'insegnamento come una sorta di gioco in cui lo studente deve arrivare appunto a risolvere un problema utilizzando appunto il ragionamento logico-induttivo. È quello che preferisce, che ci consiglia di utilizzare la didattica contemporanea. Inoltre, i nativi digitali hanno la capacità di porre l'attenzione su più cose allo stesso momento, quindi hanno una sorta di dispiegamento dell'attenzione, detto più semplicemente il multitasking, e inoltre riescono a rispondere veloce a stimoli improvvisi e non.
Ora, queste caratteristiche non sono soltanto proprie dei nativi digitali, ovviamente, ma il modo in cui essi riescono a utilizzarle tutte e allo stesso momento, e quindi per qualità e per intensità, ecco, questo è caratteristico proprio dei nativi digitali. Molte persone si chiedono, molti insegnanti che magari hanno a che fare con discenti nelle scuole primarie o secondarie, si chiedono se sia davvero così difficile riuscire a catturare l'attenzione dei più giovani, perché sembra che non riescano a porre attenzione per più di pochi minuti su una questione. In realtà non è che non siano capaci, ma i nativi digitali, quindi i giovani, scelgono di non prestare attenzione nel momento in cui si trovano davanti a qualcosa di noioso per loro. Loro hanno bisogno dell'interattività per avere voglia di mantenere l'attenzione a lungo. Quindi sono capaci di farlo, bisogna semplicemente attirarli nel modo giusto. Inoltre, sono molto veloci nella reazione ad uno stimolo e questo si contrappone alla riflessione, che invece è tipico dello studio di chi appunto studia ed fa parte del processo di apprendimento che avviene in seguito all'esperienza. A volte invece appunto si nota che i giovani possono rispondere velocemente ad uno stimolo senza aver bisogno di una riflessione troppo lunga. E questo ci porta già al primo, diciamo, interrogativo, che si pongono gli insegnanti, cioè come includere il pensiero critico e la riflessione nell'apprendimento dei nativi digitali, nel caso specifico dei giovani. Bisogna soprattutto concentrarsi sull'input che si vuole sottoporre all'attenzione degli studenti. Quindi un input deve essere assolutamente motivante. Come rendere un input motivante? Allora, innanzitutto possiamo proporre l'apprendimento più come gioco educativo che come dovere o imposizione. Perché deve essere un processo appunto che è piacevole, leggero. Quali altre caratteristiche può avere l'input? Quello che ci suggerisce Krashen, che è appunto uno dei miei punti fermi, diciamo, nell'insegnamento, è che l'input deve essere presentato in un contesto, quindi non deve essere estrapolato una frase o una struttura grammaticale, deve essere sempre presentata in un contesto. Deve essere autentica, deve presentare nuovi elementi e deve essere adatto alle capacità dello studente, cioè deve essere comprensibile. Che cosa succede se ciò che si presenta allo studente è troppo facile rispetto alle sue capacità? Subentra la noia, quindi lo studente perde immediatamente l'attenzione. Al contrario, se la difficoltà è maggiore rispetto alle capacità dell'apprendente, potrebbe innalzarsi il filtro affettivo, che è una barriera a livello emotivo, Krashen la descrive così, che appunto impedisce allo studente di rilassarsi e di apprendere in modo facile e spontaneo. Okay? Diciamo, lo studente entra in uno stato ansioso nel momento in cui la sfida è troppo difficile. Deve essere un po' più difficile, deve rappresentare una sfida l'apprendimento, ma senza essere ad un livello esageratamente alto. E ora arriviamo ai materiali audiovisivi, che sono appunto l'input che io ho deciso di utilizzare, che ritengo molto utili nell'insegnamento dell'italiano o delle lingue straniere in generale ai bambini, ai giovani. Perché scegliere appunto i materiali audiovisivi? Andiamo a vedere qualche caratteristica. Allora, innanzitutto i materiali audiovisivi stimolano la motivazione e l'interesse degli apprendenti. Nel momento in cui si arriva a lezione, l'attenzione degli studenti si catalizza su, l'insegnante e appunto
non rappresenta qualcosa di stressante, come può essere magari la lettura di un brano lungo. Sono materiali facilmente reperibili e manipolabili per l'insegnante. È facile appunto andare a comprare un DVD o ormai ci sono mille piattaforme che si possono utilizzare, è molto semplice. Possono essere utilizzati in diverse fasi dell'unità didattica, no? Quindi a seconda dell'obiettivo dell'insegnante, un video o una scena si può utilizzare all'inizio di un'unità didattica per introdurre un nuovo argomento, oppure alla fine per verificare quanto appreso, oppure per andare a stimolare una competenza piuttosto che un'altra. E inoltre, grazie alla loro versatilità, si possono utilizzare in una classe dove ci sono più livelli presenti. Diciamo che questo succede molto all'estero, in cui ci sono queste grandi classi, questi corsi dove è difficile che tutti gli studenti abbiano esattamente lo stesso livello. Diciamo che in scuole, di lingua in Italia, come può essere la Leonardo da Vinci, si fa più attenzione a, inserire tutti gli studenti di un certo livello nella stessa classe, ma può esserci sempre qualche disuguaglianza fra, le competenze di uno studente e di un altro. Inoltre, appunto, Krashen ci parla tanto dell'acquisizione naturale della L2, come se fosse una L1. E questo è un po' quello che succede quando si guarda un film, in una lingua straniera. Si imparano parole nuove, aiutandosi, con la comprensione, guardando quello che succede, senza quindi che ci se ne accorga, si apprendono delle, strutture linguistiche. Sono materiali familiari agli apprendenti, i materiali audiovisivi. Spesso si possono utilizzare magari dei film o dei cartoni, nel caso dei bambini, che loro hanno già visto nella loro lingua madre e quindi questo proprio li renderà molto felici nel momento in cui vedranno appunto un qualcosa di conosciuto, non li spaventerà, ecco. E inoltre, se utilizzeremo dei materiali audiovisivi italiani, potremo sicuramente trasmettere anche delle informazioni sulla cultura italiana e su di alcuni aspetti caratteristici della società. Pensiamo per esempio ai gesti che facciamo noi italiani. Ovviamente facendo vedere un film o un cartone italiano ci si potrà concentrare anche su questi aspetti. Inoltre i materiali audiovisivi ampliano l'input, quindi nel momento in cui, per esempio, io faccio sempre l'esempio dell'estero, ma anche in Italia vale la stessa cosa, nel senso uno studente che trascorre un periodo a Roma, avrà molto a che fare con la variazione linguistica tipica di questa zona. E mentre invece facendo vedere, utilizzando un materiale audiovisivo in classe, si potranno, far conoscere allo studente diverse variazioni linguistiche, diamesiche, diafasiche, diacroniche e diatopiche. Si potranno, per esempio, introdurre anche i dialetti, che non è detto che un insegnante conosca tutte le variazioni linguistiche, ovviamente, o che le possa riprodurre. Inoltre, appunto, i materiali audiovisivi, come dicevo, incorporano diverse componenti extralinguistiche, quindi si vedono oggetti, gesti, vestiti, molte cose extra rispetto alla lingua che possono facilitare la comprensione. Infine, a livello cognitivo, sollecitano entrambi gli emisferi cerebrali, ovvero la comprensione passa sia per via analitica che per via globale. Quindi, passiamo ora alla sperimentazione che ho avuto modo di fare durante i miei 2 anni in Germania, in cui ho partecipato ad un progetto. E quindi mi sono occupata di realizzare delle unità didattiche, ognuna a partire da un materiale audiovisivo. Vi lascio anche il link se poi volete dare un'occhiata una volta avute le slide. Io mi sono, diciamo, ho seguito il programma che di solito appunto si propone ai bambini, quindi ho scelto temi che sono appunto facili per i bambini, per esempio gli animali, quindi per presentare il tema degli animali ho utilizzato il film La gabbianella e il gatto.
Per i giocattoli ho utilizzato il film della Freccia Azzurra, per il corpo e i vestiti Pinocchio, che questo ovviamente ci dà modo di aprire tantissime attività, di fare tantissime attività di ampliamento, insomma ci apre veramente un mondo. Il cibo, ho utilizzato un cartone che si chiama Totò Sapore, non molto famoso e che presenta molto la variazione diatopica della Campania, però insomma si può adattare anche questo. Il Natale, per il Natale ho scelto invece un cartone non italiano, ma Il Canto di Natale di Topolino è famoso ed è della Walt Disney Production. E poi ho deciso anche di parlare un po' delle emozioni e dei colori, che è uno dei primi argomenti che si insegna ai bambini, utilizzando il film Inside Out della Pixar Animation Studios, che tutti i bambini di tutto il mondo conoscono, quindi appunto è un materiale che piace, diciamo. I destinatari di questo progetto erano scolari di madrelingua tedesca, a cui quindi insegnavo l'italiano come lingua straniera, e scolari bilingue italiano-tedeschi, ovvero figli di italiani immigrati di seconda generazione, per cui l'italiano era una L2, ok? Perché la parlavano anche a casa, ma seguendo molto il dialetto e la parlata dei genitori. Quindi ora vi farò vedere come ho utilizzato la Freccia Azzurra, il cartone, ovviamente, il film d'animazione tratto dall'omonimo racconto di Gianni Rodari, che immagino conosciate tutti, ma insomma è molto, anche questo rappresenta uno spunto, perché si può passare, dopo aver visto il film, si può passare alla lettura del libro e si può avvicinare così il pubblico dei ragazzi alla narrativa italiana. Quindi appunto abbiamo detto studenti coinvolti, bambini bilingui di diverse età. Il tempo a disposizione io l'ho diviso in 3 lezioni da 2 ore, ma appunto anche questo ho fatto anche lezioni di 2 ore, mini unità didattiche in una lezione, quello sta all'insegnante scegliere per quanto portare avanti questa attività, questa unità didattica. Io ho diviso, sono partita dallo stesso input, preparando però materiali per 4 diversi livelli, quindi all'interno della stessa classe ho dovuto somministrare 4 materiali diversi, però partendo dallo stesso input. Quindi ho fatto vedere ho fatto una prima introduzione, ho fatto attività di comprensione. Ora, questi alunni erano tutti con un buon livello di italiano, però appunto c'era chi era più piccolo, quindi che non sapeva scrivere né in tedesco né in italiano, e quindi insomma ho dovuto differenziare molto le attività. E per la visione del film io consiglio sempre 8-10 minuti, perché altrimenti diventa molto difficile mantenere l'attenzione viva, però appunto quello poi sta anche sempre all'insegnante capire i bisogni dei propri studenti. Qua vi faccio vedere un po' appunto uno dei materiali. Allora, ho creato una mini guida per l'insegnante. Allora, per quanto riguarda il lessico, abbiamo detto i giocattoli, i personaggi del cartone sono l'orsacchiotto, il cane di pezza, il trenino, la bambola, il mago e le matite colorate, la Befana, che è un personaggio in Italia molto amato dai bambini, all'estero non è conosciuto, in Germania arriva solo per i bambini figli di immigrati italiani. Non è un personaggio appunto che si trova all'estero. Per quanto riguarda la parte grammaticale, mi sono focalizzata molto sulla distinzione tra le forme verbali c'è e ci sono, semplicemente perché sì, è una, diciamo, una struttura che si impara all'inizio del percorso dell'italiano, e in più in tedesco c'è una difficoltà in più perché non c'è la differenza fra il singolare e il plurale, si usa una struttura sola, e quindi ho deciso di concentrarmi sulla differenza appunto tra singolare e plurale. Quindi diciamo ho deciso di far vedere prima di tutto la locandina,
quindi per incuriosire un po' i bambini, far ascoltare una traccia presa dalla colonna sonora e chiedendo loro appunto di immaginare la trama del film in cui si sentiva il cane che abbaiava, il trenino che passava e niente, quindi così introducendo un po' il film. Dopodiché, dopo aver visto 10 minuti del film, abbiamo poi risposto a delle domande di comprensione in forma orale, perché appunto si trattava di bambini che non sapevano scrivere o leggere. E dopodiché abbiamo parlato anche della Befana, ovviamente, ho chiesto loro di immaginare il finale della storia, quindi di disegnarlo e poi di raccontarlo. Ho proposto un'attività di matching, questo ovviamente per gli alunni in grado di leggere, quindi dovevano e infine ho chiesto di creare la propria valigia, perché diciamo la scena si riferiva a un momento di fuga dei giocattoli, quindi chiedevo loro di immaginare una fuga e di portare cosa avrebbero portato con sé, riutilizzando il lessico imparato prima. E infine propongo un roleplay. Allora, quindi brevemente questa è stata una delle unità didattiche proposte. Molto importante per me è la ludodidattica, che appunto propone il gioco come metodo di insegnamento linguistico e formativo del bambino. E qui vi chiedo di rispondere ad un sondaggio, che vi metterò in chat. Allora, aspettate. Allora, interrompo la condivisione, ecco la chat e vi condivido invece i risultati. Ok, quindi potete già collegarvi e rispondere. Ok, vi condivido anche lo schermo appena riesco. Facciamo così. Ok, quindi la domanda è: trovi che la ludodidattica sia utile nelle lezioni di italiano L2-LS? Allora, il 93% ha risposto assolutamente sì per tutti gli studenti, vedo che il numero sta crescendo, mentre alcuni hanno risposto sì, ma solo se gli studenti sono bambini o adolescenti, nessuno ha risposto per niente o non sono sicuro. Bene. Ok, aspetto ancora qualche istante. Allora, intanto vi dico già cosa ne penso. Io amo la ludodidattica e la utilizzo per le lezioni in persona, le lezioni online, per giovani e per adulti, perché trovo che sia un modo per mettere a proprio agio gli studenti. Gli studenti si divertono e apprendono poi con più piacere. Poi ovviamente dipende sempre dalla persona. Uno deve essere in grado anche di capire chi ha davanti e magari non è il caso di utilizzare la didattica, però a grandi linee questo è quello che penso. Ok, benissimo, ritorniamo alla presentazione. Quindi, ok, allora, dicevamo che la ludodidattica è importante anche perché abbiamo l'incontro proprio tra il pensiero di Krashen e dell'approccio umanistico affettivo, che è quello che è più utilizzato oggi nella didattica e più consigliato. È anche utile per il raggiungimento della competenza comunicativa, che è fondamentale nei bambini. Ci si interessa in questo modo anche agli aspetti della personalità dello studente, perché appunto il gioco che diventa una sfida positiva, si ritorna a quello che dicevo all'inizio, ovvero l'insegnamento di una lingua, l'apprendimento come una sfida, come un gioco. Credo che la ludodidattica in questo ci aiuti molto. Anche Giovanni Freddi, esperto della didattica ludica, ci parla di 7 principi generali, che sono la sensorialità,
E sono principi molto importanti proprio nella crescita di un bambino, questi, non nell'insegnamento di una lingua, ma poi vedremo che si possono applicare anche all'insegnamento di una lingua. La motricità, molti di voi conosceranno il Total Physical Response, che si può utilizzare benissimo anche con gli adulti, ma ovviamente con i bambini ha più successo. La semioticità, quindi lo sviluppo dei linguaggi non verbali, appunto la gestualità, per esempio. La relazione interpersonale, quindi i rapporti sociali all'interno del gruppo classe, che si instaurano fra i diversi studenti, la pragmaticità, quindi utilizzare la lingua in quanto mezzo per raggiungere uno scopo. Voglio andare in bagno, devo imparare a chiedere come posso andare in bagno? Chiedere, devo chiedere, posso bere? In Germania fanno anche queste domande, in Italia no. E l'emozione, quindi Giovanni Fredici dice che nel momento in cui all'apprendimento di qualcosa viene a una parola, viene associata anche un'emozione, si crea spontaneamente memorizzazione. Quindi ci si ricorda con più facilità qualcosa nel momento in cui questa viene associata a un'emozione. Nel nostro caso speriamo sia divertimento, piacere. L'autenticità, quindi attraverso il gioco viene ricreata una situazione autentica a livello psicologico e se vi ricordate l'autenticità era anche uno dei caratteri dell'input, che ci diceva Krashen, l'input deve essere autentico. Nel momento in cui si gioca, si fa un role play, per esempio, si viene ricreata una situazione autentica anche a livello psicologico, e questo stimola l'apprendimento e l'acquisizione di una lingua. E, vi faccio vedere qualche gioco che ho inserito come ampliamento dell'unità didattica della Freccia Azzurra. È un semplicissimo memory che si può però graduare, diciamo, la difficoltà si può variare. Quindi possiamo proporre, per esempio, un memory solo per immagine, per i bambini più piccoli che non sanno leggere e scrivere. Memory con immagine e parola. Dopodiché si può introdurre la parola e l'immagine al plurale questa volta e magari mischiare tutto insieme. Insomma, si possono inventare tantissimi giochi e ovviamente che siano utili all'apprendimento. Io ho creato anche questo gioco dell'Oca in cui i bambini dovevano utilizzare le strutture. Ci sono, quindi c'è una matita rossa, c'è un orsacchiotto, ci sono due maghi, eccetera, che dovevano utilizzare per la drammatizzazione. Quindi, a seconda del personaggio che c'era sulla faccia del dado, dovevano appunto far finta di essere quel personaggio. Ok? Fare finta ritorna al gioco che ci crea questa situazione autentica a livello psicologico. E arriviamo poi all'errore, che ovviamente nel processo di apprendimento è parte integrante del processo di apprendimento. E che cos'è l'errore? E come si può correggere? Che cosa bisogna fare davanti all'errore? Anche questo è, diciamo, universale, non mi riferisco soltanto ai bambini, ma a tutti. L'errore rappresenta la deviazione rispetto alla norma codificata della comunità linguistica, ci dicono Dardano e Trifone, ed è caratterizzato dalla relatività, ad esempio cronologica, dislocazione geografica. Ok, quindi in alcuni contesti qualcosa si può considerare errore, in altri no. Ma come si stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato? Dal momento che l'insegnante non è, anche lui è una persona o lei è una persona che può fare errori. Questa è una cosa che noi tutti insegnanti dobbiamo sempre tenere a mente, credo. E come deve procedere un insegnante di italiano L2 LS nella correzione? Allora, qua vi propongo un altro sondaggio per conoscere le vostre posizioni. Quindi, allora, ritorniamo su Zoom, ecco la chat. Vi ho inviato il link e ora vi faccio vedere anche i risultati.
Arrivo, tanto spero che voi stiate rispondendo. Share, ok. Arrivo. No, Google. Ok. Allora, come ti comporti quando un tuo studente fa un errore? Bene, nessuno ha risposto con fermi subito lo studente correggendolo esplicitamente, ma vedo il... Scusami, ci sono, come l'ha comprato l'altro giorno il biglietto. attivato qualche microfono. Sì, l'ho subito chiuso, scusami, Giulia. E quindi il 59% dice che ne prende nota e prepara delle attività di rinforzo da svolgere in un secondo momento. L'altra metà, anzi un po' di meno, il 39% dice che interrompe lo studente e ripete la sua frase in modo corretto. Benissimo. Io personalmente chiedo anche allo studente cosa preferisca. Quindi, ovviamente, se è un adulto può rispondere in maniera più chiara, ma non è detto, poi è sempre l'insegnante che comunque deve sondare la situazione e capire cosa è meglio fare. Sicuramente fermare subito lo studente correggendolo esplicitamente, a meno che non sia una lezione individuale, però appunto si rischia sempre di incappare nel famoso filtro affettivo. Ok, ritorniamo alla presentazione. Momento, ecco, sparito. Ok, allora, appunto, l'errore può essere in realtà molto utile e molto interessante da studiare. Vi faccio vedere un regalo che mi ha fatto una piccola studentessa che mi ha scritto i numeri italiani con la fonetica tedesca. E secondo me è fantastico questa cosa. Se qualcuno di voi conosce il tedesco, può vedere per esempio il 5, è perfetto dal punto di vista fonetico, però è scritto ovviamente non in italiano, però questo fa comunque parte del processo di apprendimento, quindi la bambina sapeva in realtà dire i numeri in italiano. Le mancava ancora l'acquisizione della competenza scritta, ma è una cosa a cui si arriva, eh? Anche il 10 è fantastico secondo me. E poi in ogni è parte integrante del percorso di apprendimento, per esempio in tedesco c'è Übung macht den Meister, quindi l'esercizio ti fa diventare maestro. In italiano abbiamo sbagliando si impara. Non so, sono tutte cose che vedo in modo positivo, per quanto riguarda l'errore. Quindi non deve essere un problema, diciamo. Poi ritorniamo all'ipotesi del filtro affettivo, due parole perché soprattutto per quanto riguarda i bambini, secondo me ancora, e i giovani è ancora più importante perché sono molto le loro difese sono molto deboli, quindi bisogna stare molto attenti, diciamo, appunto alla parte emotiva. Come dicevo prima, crash l'individuo nel filtro affettivo, una barriera emotiva che viene innalzata dallo studente in situazioni in cui egli non si trova a suo agio. Questa barriera impedisce allo studente di apprendere e per questo motivo l'insegnante deve occuparsi di rendere il momento della lezione il più possibile piacevole e stressante e deve anche occuparsi di evitare possibili dissidi all'interno della classe, che in una classe di adulti è raro che si vadano a creare. Ma in una classe, per esempio, di bambini della scuola primaria o secondaria di primo grado è all'ordine del giorno e quindi l'insegnante deve occuparsi anche di esplorare questo argomento. E io l'ho fatto con l'unità didattica dedicata ai sentimenti, che appunto vi lascio e potete andare a dare un'occhiata. Si possono creare mille attività da fare in classe,
non a partire dai materiali audiovisivi, diciamo, questi sono in più, quindi premiare le azioni positive, creare dei momenti di condivisione, di saluto all'inizio della classe, insomma, concentrarsi un po' sul fattore emozioni e sentimenti. Molto amata dai giovani è quella operativa della lingua, dei giovani nel senso dei bambini, ma ancora una volta è secondo me applicabile anche agli studenti adulti. Quindi come non trattare la cucina, la pizza, preparare la pizza, preparare qualcosa da mangiare, che purtroppo noi italiani siamo bollati così, purtroppo o per fortuna, il cibo è una nostra prerogativa. E abbiamo avuto l'opportunità in Germania di poter fare la pizza proprio in un ristorante di un genitore, di uno dei bambini, e qui abbiamo potuto mettere a frutto una delle caratteristiche di cui ci parlava Freddy, cioè la sensorialità. Quindi i bambini hanno potuto annusare gli ingredienti, quindi associare la parola a un odore, ok? Le parole probabilmente non le scorderanno più perché hanno un ricordo molto vivo e attivo. Infine vi vorrei proporre la visione di una scena di un film, di un cartone uscito da poco, che forse qualcuno di voi conoscerà o avrà visto se ha figli, e che si chiama Luca, della Walt Disney. Vi faccio vedere giusto i primi 6 minuti e vi chiedo di individuare alcuni aspetti culturali o linguistici che secondo voi si possono trasmettere agli apprendenti, o anche qualche attività che vi viene in mente, così su due piedi, senza pensarci troppo. Dopodiché vi lascio anche la mia proposta, che potete vedervi in un secondo momento. Quindi, ora vi condivido lo schermo ancora una volta e vi faccio vedere quindi questi 5 minuti. Ecco qua. Eccoci. Chi ti dare un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Scusate, Sara, mi dai conferma che si vede? No, si sente solo la musica, lo schermo è fisso, sfortunatamente. Sì, allora, è fermo sul primo fotogramma. Hai selezionato, hai flaggato entrambe le due... Ok, quando prima di condividere hai flaggato entrambe le due caselle in basso a sinistra? Prova a togliere la condivisione un attimo, perfetto. E... ok, poi quando rivai su condividi schermo e prima vedi che in basso a sinistra ci sono due caselle, sono flaggate? Condividi suono e condividi ottimizza. Proviamo così. Qualcuno non sente, però in generale si sente, ma rimane fissa. Adesso riproviamo. Si vede ora? Allora sì, devi soltanto chiudere la chat perché è grigio quelle parti. Vabbè, tu prova a fare play. Sì. Mezzanotte per sognar papà. Ok, però adesso fai un attimo stop e togli tutto ciò che è sullo schermo, perché come nel mio Mac ti si vedono, se hai la chat sopra, ecco, bravissima, anche sotto, toglilo tutto, perfetto, brava, ottimo. Okay. Ok, adesso va benissimo e magari riparti un attimo e siamo a posto, dovrebbe vedersi e sentirsi, grazie. Esatto, grazie.
Popopoppa. Popopoppa. Dau. Ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar papà. Senti Tommaso, dobbiamo proprio pescare qui vicino all'isola. Ehi, di che ti preoccupi? Non lo so. Se fossero vere le storie che raccontano. Oh, ma dai, Giacomo. Secondo te esistono i mostri marini? Sono capitate molte cose strane in queste acque. Sono tutte storielle. Per tenerci lontani dalle zone dove si pesca bene. Ma, Tommaso... Lascia fare. Non preoccuparti, Giacomo. Ah, questa è musica. Per mille sardine. Tira! L'hai mancato! Andiamo prima che torni a prenderci! Ah, altro che storielle! Oh, che mostro! Terrificante! Ah! Oh, i pesci dove sono? Il pescino è vuoto! No, no, no! Mamma mi ucciderà! Caterina! Aspetta! Oh, buongiorno, signor Branzino. Mi scusi tanto. Saluti la signora. Ciao, Luca. Mi scusi, signora, ha visto? Sì. Giuseppe, torna qui! Scappi come il tuo amico Enrico. Perché ti informo che o è morto o è... in giro alla scoperta di nuovi mondi. Probabilmente è morto. Ok, ci siete tutti. Monna Lisa, perché sorridi? Altro da dichiarare? Giuseppe, ricordi che ti ho detto prima? Oh, Giuseppe. D'accordo, muoviamoci. Buongiorno. Buongiorno. Salve signora Aragosta. Ciao Luca. Buongiorno. Buongiorno. Ok, via libera. Se avete bisogno, chiedete a me. Domande? No? Ok. Giuseppe!
quindi questi erano i minuti che volevo farvi vedere. E se vi è venuto in mente qualcosa che si potrebbe utilizzare per uno sfruttamento didattico, vi chiedo di scriverlo nella chat. Ovviamente so che è difficile farlo così con poca riflessione, ma benissimo, vedo già che qualcuno scrive i saluti, formali, informali, il saluto, lessico relativo al buio, alla notte, al cielo, benissimo. Esatto, quindi come vedete anche in pochissimi minuti ci sono tantissimi spunti che si possono poi utilizzare in una lezione di italiano. La musica italiana, è vero, la lirica, benissimo. Gli oggetti, la geografia, i mari, il mare, tutto ciò che ha a che fare con il mare, certo, bellissimo, bene, la mitologia, benissimo. Ok. Quindi come ultima cosa vi chiedo di partecipare a questo sondaggio. Un dubbio. Quando saluto tutti i personaggi con i nomi dei pesci non confonde per il fatto che non sono rappresentati? In che senso? Perché i pesci sono sempre rappresentati. C'è il signor Benzino, la signora Aragosta. Io ho creato poi un'attività pensando proprio ai saluti formali e informali, come qualcuno ha scritto, e quindi in realtà si vedono. Poi non lo so se vuoi aprire l'audio. Comunque io penserei non tanto al fatto che è un vero branzino o è una vera aragosta, ma il fatto che vengono chiamati signore e signora, diciamo. Questo è quello che appunto a me ha fatto pensare al fatto alla differenza tra il saluto formale e quello informale. Poi che non sia proprio un branzino, sinceramente non ci ho fatto caso, però si può proporre poi un'ulteriore attività sul lessico proprio legato ai pesci, al mondo marino, appunto, come qualcuno diceva. Insomma, poi dipende tutto da su cosa ci si vuole concentrare. Se si pensa di voler fare, appunto, di parlare più di animali, fauna marina, eccetera, oppure invece fare i saluti o fare la musica lirica, insomma, dipende anche soprattutto dallo studente e dai suoi interessi. Vi lascio quindi quest'ultimo sondaggio. Forse Egle ha aperto l'audio, scusa solo un attimo, vuoi dire qualcosa? Anche se non ti chiami Egle, ok. Sì, adesso ho avuto un problema con questa cosa qua, perché non vi vedo più, però vi sento e avevo visto che avevo attivato l'audio. Niente, era proprio quello che chiamava signora Aragosta, signora Branzino, però non erano neanche identificabili il Branzino come un pesce e l'Aragosta come Aragosta, per cui quella cosa lì... per noi significa qualcosa anche se non li riconosciamo, ma se io lo faccio vedere a uno straniero non capisce che cosa sono questi. Certo che se posso focalizzare su signore e signora, allora sì. Ok. Ok, spero di aver chiarito il tuo dubbio, appunto dicendo che dipende da cosa si vuole mettere al centro dell'attenzione, appunto il fatto del formale e informale oppure il fatto del lessico, il vocabolario legato al mondo marino. Ok, quindi vi ho messo il link per l'ultimo sondaggio e ora se riesco vi condivido anche i risultati. Quindi condivido, ok. La domanda è: utilizzeresti materiali audiovisivi nelle tue lezioni?
Quindi il 96% per cento risponde di sì, il 4% non lo so, ok? Ci sono dei dubbi, sono comunque, se ci sono appunto dei dubbi e volete farmi qualche domanda oppure farla alla scuola, vi lascio anche il mio indirizzo email e quello della scuola che si occupa dei webinar. E, benissimo, credo che abbiano risposto tutti e appunto vi lascio con l'ultima slide. Ah, ok, vedo che Sara sta condividendo tutto quanto. Sì, esatto. Allora, prima di tutto ti ringrazio. Adesso lasciamo spazio alle eventuali domande. Ho anche inserito il link del tuo sito, che è bellissimo, che chiedo ai colleghi di visitare perché immagino che troveranno tante cose interessanti. Ho inserito sia l'attestato, che è da compilare, che le slide che Giulia ha condiviso, gentilmente condiviso, e anche i link, nell'ipotesi non riusciate a scaricare le slide o l'attestato, il PDF, potete collegarvi ai link e su Drive a accesso libero potete scaricare sia l'attestato che le slide. Quindi a questo punto, se volete, ok, qualcuno sta già scrivendo, sta già ringraziando, se volete potete aprire i vostri audio, fare le domande o scriverle via chat e Giulia vi risponderà, o insomma, se avete domande sui webinar posso rispondere io, quindi lascio a voi la parola. Ok, sempre abbastanza inibente iniziare a parlare anche in una classe di italiano, bisogna lasciare il tempo. Ok, qual è l'attività didattica che hai preparato tu dopo la visione dello spezzone? Quindi Giulia, ti lasciamo. Allora, vi posso far vedere, visto che abbiamo ancora qualche minuto, quello che ho realizzato. Allora, ho creato qualcosa di molto veloce, appunto, da poter fare in una lezione, perché comunque si trattano di pochi minuti con poche strutture linguistiche. Vi condivido al volo appunto la pagina. Allora, vi ho scritto qua in poche parole quello che ho fatto. Allora, innanzitutto, prima della visione, io propongo diciamo un'esplorazione delle parole chiave con Quizlet, che se non conoscete è molto utile per creare delle flashcards e quindi per presentare appunto delle parole prima della visione. Per le lezioni di persona si possono utilizzare flashcards cartacee, quello insomma è a seconda del tipo di lezione. Mi sono concentrata come dicevo prima, sull'attività sulla differenza fra il formale e l'informale, e quindi chiedo prima di elicitare i saluti già conosciuti, perché probabilmente a seconda di dove ci troviamo potrebbero essere già conosciuti alcuni. Credo che tu abbia tolto la condivisione. Sì, perché in realtà volevo condividere un'altra cosa. Un momento, perché quella spiegazione magari ve la lascio appunto nel momento in cui avrete voglia di leggerlo, mentre invece appunto ho preparato questa cosa semplicissima in cui bisogna organizzare per gruppo una griglia, quindi organizzare per gruppo i saluti formali e informali, non solo i saluti, ma Luca utilizza anche il mi scusi e scusa, che è qualcosa su cui gli studenti spesso si confondono, perché la A di scusa fa pensare alla terza persona, mentre invece è imperativo. Insomma, senza entrare nei dettagli della grammatica, si può però far già presente questa cosa e far capire anche che il ciao sì, è informale, ma può essere utilizzato quasi sempre, diciamo, per andare via, quando si arriva e quando si va via, per esempio. E poi ho giocato un po' su questo. Poi ovviamente io credo che le stesse attività si possano fare sia online che dal vivo, più o meno è possibile trasformare tutto.
dipende un po' anche dalla fantasia e dal tempo a disposizione, come scriveva prima qualcuno. E poi sì, si può fare un roleplay. Ora non riesco più ad aprire, e si può fare un roleplay, ecco, appunto, in cui si chiede agli studenti di drammatizzare la scena. Quindi ritorna questo famoso signor Branzino, e invece appunto un altro può interpretare Luca, e quindi fare un breve gioco su questo. Ecco, queste sono delle piccole attività, logicamente, perché la scena e il materiale all'interno è poco. Ma in realtà, proprio rivedendola adesso, mi è venuta in mente un'altra attività, perché si potrebbe, per esempio, concentrarsi sui pronomi dimostrativi nel momento in cui il pescatore dice "e quello cos'è?". Quindi si potrebbe fare la differenza tra "e questo" e "quello", e giocare anche su questo. Insomma, ci sono possibilità veramente infinite. Ok. Allora, ringrazio Giulia perché appunto la sua esperienza in Germania è stata molto utile, anche il sito che ha creato è molto bello e ho messo sulla chat sia l'indirizzo di posta elettronica di Giulia che quello, insomma, mio, diciamo, per i webinar. Ho anche inserito i prossimi webinar che saranno sabato 15 ottobre con una collega dall'Ungheria che insegna italiano in Ungheria e giovedì 20 ottobre con Alessio Gozzi che insegna la Scuola Leonardo di Torino. Quindi, che dire, grazie Giulia, grazie tanto, magari ci rivedremo per un prossimo webinar e direi che tu sei perfetta per lavorare con i bambini perché mi ricordi una fatina, scusa, te lo devo dire, sei fantastica, immagino, scusa, non ti arrabbiare. Ah, no, E a questo punto ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e ricordo che nell'ipotesi appunto vogliate rivedere qualcosa potete andare su YouTube e sul nostro canale della Scuola Leonardo, in generale Milano, Roma, Torino e Firenze e potete rivedere il webinar. Lo stesso Giulia, se ti vuoi rivedere puoi farlo. Ok, siamo in perfetto orario, sembra quasi di essere in Svizzera perché abbiamo finito 2 minuti prima. Non, durante la visione non ho visto varie domande, qualcuno è intervenuto appunto sull'errore, tu hai citato appunto un'espressione tedesca, qualcuno ha citato un modo di dire inglese e poi c'era Marco Pecorari, se non mi sbaglio, che ha parlato anche lui un po' Pecorari dell'errore, quindi direi che tutti ti ringraziano e quindi in perfetto orario per la cena, beh, per chi si è collegato da altri paesi, no, però insomma per l'Italia, vi auguro una buona serata.